Da Polistra questa bella iniziativa, Sindaco. Sì, è un'indagine epidemiologica che stiamo cercando di fare sul territorio di Polistena attraverso una campagna voluta fortemente dall'amministrazione attraverso dei fondi di bilancio comunale. Servirà a fare dei tracciamenti specifici, è un avviso rivolto ai cittadini bisognosi, alle forze dell'ordine, agli operatori scolastici, che ci darà prontezza poi della situazione reale sul territorio di Polistena. Quindi tamponi immediati, risultati immediati? Test rapidi antigenici, risultati subito immediati, sì, rapidi. Ecco, questo grazie anche a Emergency. Sì, abbiamo la collaborazione di Emergency, ma anche dell'Avis e del COC che abbiamo istituito proprio durante il lockdown di marzo, formato da operatori sanitari e da dottori che consentiranno di effettuare questi test rapidi antigenici. L'iniziativa nasce da lontano, anche perché già a marzo avevamo istituito il comitato tecnico di supporto al COC, che in collaborazione oggi con altre associazioni, Emergency e l'Avis, sta collaborando nell'attivazione di questa importante iniziativa. Si tratta di test rapidi somministrati gratuitamente, sottolineo gratuitamente, alla popolazione, in un tempo in cui c'è difficoltà per le ASP di procedere ai tracciamenti, di fare tamponi sul territorio. Quindi il Comune di Polistena ancora una volta si distingue per tempestività e per dare alla popolazione ciò che in questo territorio molto spesso manca, cioè più diritti e in questo caso più diritto alla salute. Noi stiamo lavorando anche per l'ospedale, per la sanità pubblica territoriale, perché riteniamo che la lotta al Covid passi anche dalle strutture sanitarie, che devono essere attrezzate e devono avere gli strumenti per dare risposte di assistenza e di cura ai cittadini. E questo è anche l'obiettivo dell'iniziativa di oggi e cerchiamo di poterlo portare avanti anche attraverso una operazione che ci consente di tracciare e quindi di isolare i contagi sul
sul nostro territorio. Sandro Belvedere, medico anestesista, rianimatore. Ecco, bella iniziativa quella dell'amministrazione comunale insieme a voi, ecco, per queste... Senz'altro molto positivo, perché comunque è un'amministrazione comunque sensibile a determinate problematiche e poi in una realtà organizzativa a volte, diciamo, deficitaria sul territorio, ben vengano situazioni di indirizzo epidemiologico su una popolazione comunque ristretta, è vero, ma comunque che può dar luogo ad ottimi risultati. L'obiettivo è quello di identificare il più possibile proprio i pazienti positivi asintomatici, che altrimenti andrebbero in giro per la cittadina a inquinare e a infettare, perché il grosso problema è proprio questo, cioè soggetti che sono positivi, sono infetti, sono ignari di esserlo e quindi continuano la loro vita comunitaria. Questo è il primo giorno, ecco, possiamo dare... Questo è il primo giorno, naturalmente siamo in una fase test in cui rodiamo l'organizzazione, organizzazione che è fatta grazie all'opera di tutti i volontari del COC e del Comitato Tecnico Scientifico del COC di Polistena. Sono tutti volontari, siamo tutti volontari. Possiamo dare dei numeri? Ecco. In questo momento abbiamo cercato di avere un'organizzazione inizialmente, diciamo, più bassa come numeri per lavorare i tamponi in maniera più seria possibile. Stiamo già discutendo, lo faremo col debriefing, per valutare l'aumento giornaliero anche in relazione a quella che sarà la risposta dei cittadini di Polistena.